Il possesso. Dio non perdona. Attraverso Marcello Creti. L'uomo può solo guadagnarsi con fatica il diritto di poter disporre di una cosa. E può solo e solo mantenere utilizzabile la cosa di cui ha guadagnato il possesso. Infatti, qualora per incuria o malavoglia volesse trascurare la cosa posseduta, quest'ultima, per legge di equilibrio, si deteriora, si danneggia, diviene inutilizzabile, si autodistrugge e quindi l'uomo ne perde il possesso. Ciò avviene per ogni dimensione guadagnata, sia corporea che incorporea. Perciò, come si perde il possesso dell'auto trascurata, della cosa trascurata, di qualsiasi oggetto trascurato e quindi lasciato al deperimento, si perde anche l'amore, l'affetto, la simpatia, l'amicizia, il rispetto, la soggettiva valorizzazione, il riconoscimento, la stima, la credibilità. E la contentezza e persino l'angustia, l'odio, il rancore, il disinteresse, l'incredulità, la perfidia. Qualora tali dimensioni non fossero perennemente e con impegno mantenute costanti. Perciò non è molto facile per l'attuale uomo mantenersi in equilibrio, rispettando la legge dell'equilibrio. Questa legge dice: qualora la dimensione guadagnata fosse costantemente trascurata, inevitabilmente si perde. Perciò è inutile adirarsi o avvilirsi se di colpo si perde la dimensione guadagnata, anche con grande fervore e con impegno di anni. Anche ciò fa parte del volere di Dio. Inutilmente l'uomo vuol far credere a se stesso e agli altri di riuscire a essere fermo nelle sue decisioni, fermo nell'amore, fermo nella promessa, fermo nell'odio, fermo nel rancore. Ognuna di tali dimensioni, se non è costantemente alimentata, scema di colpo, e di essa non resta che un debole ricordo, che diviene di giorno in giorno e di ora in ora sempre più evanescente, sino a non rappresentare più una dimensione da poter utilizzare per sedare i propri desiderati. Ciò fa parte di quel crudele realismo che tutti noi conosciamo e che la maggioranza delle genti non vuole dichiarare di conoscere e non vuole in nessun caso accettare come pertinente in prima persona. Viceversa, ogni attuale uomo, salvo eccezioni, è sempre pronto a ritenere giusto che tale legge colpisca tutti meno lui.